Ma eccola qui la musica. Bellissima, titanica, teutonica, chiamatela come volete. È la bellezza veramente di Valentina, guardatela. Dopo gli studi di tanto ce la portano via, ma è stupenda. A grande prendere il sole, è stato anche molto perché divertente. Poi io commento Atalanta domani. Domenica c'è con l'Atalanta, poi andiamo a andiamo a Milano. A vedere in cazzo, mi hai fatto prendere che andiamo. Dai, no, andiamo perché andiamo, il biglietto sì, è preso, sì. Non è che ci ci hanno salutato, stasera ci stanno guardando, adesso io non so, ricordo più i nomi, tutti, però questo gruppo bellissimo che ci hanno riconosciuto sul Viale Italia di Desenzano, ed è stata una cosa molto bella perché l'Aurora non c'è più, ma vive ancora questi tifosi che sparpagliando come quelli della Comunione, intanto ci saranno a vedere altre cose, Gusmini. Comunque, piatto ricco, stasera abbiamo tre filmati, di cui avremo il Brusa Porto Vincente, avremo addirittura questo tre pari attrezzo tra Tritomo e il Ponte San Pietro, ormai il Ponte San Pietro, se ne sono date... Quante si spaventavano da solo, se lo mette a quello diceva perché... E questa intervista che è favolosa perché dimostra... I nostri ospiti hanno molto altro da raccontare, quindi non andate via, riprendiamo tra due minuti. Che ne vale la pena, questa Tritium è andare nella Bolgia di Seregno, al Ferruccio sarà molto dura, ma voi non perdete, non, sulla tabella avete messo la prestazione, quindi... Sì, non abbiamo paura di nessuno. Non è qui da prendere i punti, c'è questo Ponte San Pietro Folgore Caratese, quindi anche la Folgore che è seconda è vicinissima. E poi lo scontro titanico, oserei dire, perché è questo derby, Villa d'Almè, comincia mia, ecco, ecco, capito? Ci mancherebbe. Quindi andiamo anche sull'eccellenza, andiamo a vedere questo Sant'Angelo e quindi vediamo i risultati, Sì, Casatese, Codogno 1-0, Cisanese, Ponte Lambrese 1-4, Vertovese, Lemina Almenno 2-0, Leon Sant'Angelo 1-2, Luisiana Cologno 1-1. Protagonista, perché uno quando va in mare e sa stare in mare, che poi diciamo sempre, si gioca col portiere, con la punta, è vero o no? Un bello stop che ferma l'altra punta, e tre po', andiamo a mangiare oltre e poi questi, mi portavo in queste vigne della Croatina, del Barbera, che è proprio dell'Oltrepò, l'Oltrepò Barbera, e facevamo dei pranzi, ti dico veramente, partivamo alle 12:30 l'una e ci alzavamo alle 5:30, cioè questa per dirti, e poi avevo saputo un autista però, perché io sono stato previdente in queste cose, meglio prevenire che curare, quindi avevo sempre un uomo che non beveva. Tu bevi acqua e vino anche, mi dicevi, perché io dicevo sempre poco ma di tutto, basta che sia poco, è vero o no? Il poco non fa mai male, no? Cosa fai, mangi? Ma tu le colazioni le fai? Sì, sì, le mangio tanto. La mattina, te la sera, sempre con te. Il tè è veramente il bomber, quella, quella categoria qui fa la differenza, lo so già, 5 gol mi sembra. Sì, sì, furbo. Grazie a te, è sempre un onore collaborare con un uomo così di cultura. Basta. Davvero. Alla prossima, ricordate, settimana prossima abbiamo degli ospiti, guardate, ve lo dico già, al bacio. Arrivederci.